Presidente, annunciata un nuovo anno all'insegna dell'autorità portuale con delle novità. Abbiamo, per quanto riguarda il turismo crocieristico, un trend che dimostra sempre di più come la nostra città sia davvero bombardata di flussi turistici e come l'incremento di visitatori e di viaggiatori faccia sorridere. Ecco, secondo lei il porto Salerno sarà accorpato a quello napoletano, tutte queste problematiche che stanno un attimino ingolfando le pagine della cronaca. Quali sono gli spiragli futuri a riguardo? Ma intanto noi cresciamo con livelli e percentuali di crescita che sono da porti cinesi, insomma, quindi con porti che concorrono con noi che appena qualche anno fa era impensabile. Siamo il primo porto europeo per crescita, sia nel settore commerciale che in quello turistico. E precisiamo che siamo in un momento in cui stiamo mettendo a punto il nuovo polo crocieristico, con il molo Manfredi allungato ormai da quasi un anno, aspettiamo che si definiscano i lavori per la stazione marittima, quindi prevedo in pochissimo tempo, 2 o 3 anni, arriveremo a cifre nel settore crocieristico da record anche questo in nazionale. Il porto è proiettato quindi verso un futuro sempre più importante. Ormai siamo pieni, non c'è più un metro quadrato di spazio, un centimetro quadrato di spazio nel porto, siamo pieni di merci, c'è un'attività frenetica grazie agli imprenditori che ci lavorano e ai portuali. Tutti gli operai che lavorano nel porto sono loro il vero motivo, orgoglio di questa città e di questa provincia, perché sono quelli che decretano il successo che abbiamo noi. Detto questo, dobbiamo anche dire che ci appassiona poco la questione accorpamenti con Napoli. Io ho suggerito modestamente, con quel poco di esperienza di governo che ho avuto nel passato, ho suggerito a chi ha in mano il futuro dei porti italiani che il problema non è accorpare Napoli e Salerno, è come dire facciamo un solo comune Napoli e Salerno. Per diversi motivi che è inutile spiegare, mi sembra offendere chi ci ascolta, dire per quale motivo è inutile, è dannoso, non si risparmia nulla, perché se si dovesse risparmiare allora potremmo ragionare, ma non si risparmia nulla e mettere insieme due realtà un po' diverse e come dire, una che va avanti in una maniera incredibile come noi, l'altra invece che frena per altri motivi, non vedo perché inquinare una realtà. E certo, noi insieme a Napoli possiamo avere un ruolo strategico nel Mediterraneo, per questo auspico io che tutta la portualità campana, quella turistica e quella commerciale, possa stare insieme per dare risposte importantissime a tutto il Mediterraneo e a tutta l'Europa. Ma questo è un altro discorso, è una questione di coordinamento delle infrastrutture dei trasporti che comprende anche gli aeroporti, gli interporti, comprende le aree interne, le uniche che salveranno non solo in Campania ma in tutta Italia la portualità, che tutti i porti in Italia sono nelle città, per cui dobbiamo avere la capacità di ricollegarci immediatamente alle aree interne, dove si può fare impresa, dove si può aprire il container che contiene materie prime e lavorarle. Sono tanti imprenditori che abbiamo noi che hanno voglia ancora di rischiare, di investire, possiamo dare risposte concrete all'economia e domande di occupazione che ne sono tante. Per cui non vedo al momento nessun motivo serio per accorpare i porti. Come dicevo prima, mi sono permesso di suggerire che a questo punto è meglio avere una sola autorità portuale nazionale. E questo è un altro discorso che comprende tante problematiche che in questo momento è inutile discutere perché non interessano neppure chi ci ascolta. Chi ci ascolta ha interesse a sapere che il nostro porto va benissimo, produce sempre di più. È una grande speranza per l'immediato futuro perché tanti vedono un futuro poco roseo.
Devo dire invece che con numeri alla mano cresciamo sempre di più, per cui c'è stata una ripresa fortissima e sperando che arrivi presto questa ricchezza in tutte le case, in tante case dove c'è bisogno oggi. Quindi questo è il momento importante di tanti investimenti, stiamo lavorando 24 ore su 24, evidenti, i problemi sono tanti, la burocrazia ancora ci ammazza, ancora rischiamo tutti quanti in prima persona, perché qui se uno non vuole avere un problema di abusi in atti di ufficio basta che non firma niente, quindi sta tranquillo a casa. Invece insomma, quando ognuno di noi assume degli incarichi sa bene che cosa si assume, che responsabilità, e non nascondo che spesso per velocizzare i tempi bisogna firmare anche senza leggere, però abbiamo buoni collaboratori di cui abbiamo fiducia e quindi velocizziamo i tempi. Sono sereno, sono felice di lavorare in una città che ha dato dimostrazioni in tutto il mondo, direi. Le decine di migliaia di croceristi che vengono a Salerno e ai quali consegniamo una sorta di riflessione da consegnare a noi su quanto hanno visto, su come si sono trovati in questa città, ebbene tutti sono entusiasti di aver trovato una città accogliente, cittadini che pure se non tutti sanno parlare l'inglese, ma comunque accolgono con il sorriso e siamo solamente all'inizio, all'alba del grande successo che avrà Salerno nel campo dei croceristi. Quindi stiamo facendo tanto e tutto questo, aumenti di traffici, aumenti di merci, aumenti di turisti in un momento in cui il porto, anche se non si vede, ma è pieno di cantieri. Quindi il futuro, tra due anni, dico che saremo uno dei migliori porti d'Europa. Piccolo ma bello.